Salve ragazzi, cari amici del web, quest'oggi vi parlerò di trading, ovvero quello che noi in italiano conosciamo come la parola trading. Il trading semplicemente consiste nella possibilità di sfruttare la volatilità di un titolo, di un prodotto finanziario, di una criptovaluta, degli oscillamenti, ovvero la sua instabilità, la sua volatilità, ci permette di ottenere un guadagno aggiuntivo oltre al fatto di fare il lavoro del cassettista. Io potrei tenermi, comprare un titolo, so che le previsioni, siccome quell'industria lì, quel settore lì, c'è una notizia che lo dà, diciamo, performante, è un qualche cosa, una nuova moda, si prevede che ci sarà un trend crescente da qua ai prossimi 10 anni. Io compro il titolo, faccio il cassettista, lo metto nel cassetto e non faccio niente, sto lì a guardare. Il titolo ha le sue oscillazioni, scende, sale a seconda delle voci, le notizie, qualcuno è vero, qualcuno non è vero, anche a seconda del marketing che c'è dietro, scende o sale, però la tendenza nel lungo periodo io so, presumo, che sarà quella crescente. Poi non è vero niente, scende e ci ho perso tutto. Ecco. Io posso fare lo stesso lavoro, prendo lo stesso titolo, so che da qui, perché è un qualche cosa, una nuova moda, è un qualche cosa di grido, oppure un mercato allettante per alcuni motivi e si presuppone che da qua a qualche anno sarà in crescita, te prendo quel titolo lì, però non lo tengo fermo. Quando ci sono delle oscillazioni che per esempio scende perché c'è una notizia che in quella concomitanza là è di un certo tipo, presumo, lo posso andare a ricomprare quando sta più basso, perché dico sì, adesso è sceso, però è sottovalutato perché comunque il mio trend mi sono prefissato. Tu hai dei grafici, puoi mettere anche delle linee e più o meno seguendo o anche con degli algoritmi matematici. Tu metti delle linee calcolate che ti fanno vedere un certo trend, quando il titolo è sotto il valore da te calcolato, presunto con i tuoi calcoli, lo compri, quando è sovrastimato, tu l'hai comprato a meno, il titolo è aumentato di valore, per cui hai fatto, diciamo, il tuo guadagno. Vendi perché dici adesso è sovrastimato. Il ragionamento che faccio io lo faranno in tanti, perché tanti fanno il cosiddetto trading e allora lo vendono. Di grafici, di calcoli, di operazioni matematiche sui grafici se ne possono fare tante, sono tutti sistemi empirici. C'è anche quello che fa le pattern, ovvero quando il grafico disegna una certa cosa, allora lì devi vendere. Quando il grafico, che ne so, fa un'onda che scende poi un ghirigori, allora lì compra, perché è questo tipo di situazione qua, diciamo, sono tutti metodi molto empirici, per cui ti può andare bene e ti può andare male. Infatti la maggior parte dei trader che fa compravendita, chi utilizza i siti, quelli di Forex, così, l'85% è un dato proprio statistico, è in perdita, ma non lo ammette. Non lo ammette perché, per questione di orgoglio personale, e uno mi dirà: ma Andrea, questo qua è comunque il commercio, è tutto un discorso a somma zero. Cioè, tanti vincono e tanti perdono, cioè non è che ci può essere che perdono tutti. In realtà è veramente un discorso a somma zero se andiamo a calcolare nel complesso, perché ci sono quei 4-5 quel 4-5% che fa trading in maniera seria con degli altri strumenti, che non è il grafico, la linea, calcolare non so, lo studio tecnico sul singolo grafico, tutto il discorso scientifico che c'è dietro, non usa questi sistemi qua, usa altri sistemi.
che sono molto più sofisticate. Per cui abbiamo il pesce grosso che ha la possibilità finanziaria, economica di avere un centro di ricerca e sviluppo sul trading, che lui fa tutto il guadagno che è complessivo della perdita di tutto quell'altro 85%, diciamo lui. Poi abbiamo una piccola percentuale aleatoria che sono i trader che guadagnano veramente, ecco, diciamo, in quella nicchia di 15% che guadagna abbiamo prevalentemente i pesci grossi. Poi c'è quello che per via aleatoria, perché c'è una botta di culo, perché magari non dorme la notte, lo vedete, c'ha gli occhiali, è disturbato, deve prendersi le sue medicine, che lì che proprio, allora anche quello magari riesce a guadagnare perché, ma non perché c'è un metodo lui, perché veramente è concentrato e segue ogni, che ne so, c'ha le notifiche degli SMS sul telefonino, sulla notizia di un certo, sugli argomenti, che ne so, argomenti asiatici, gli interessano lui, si abbona, riceve immediatamente gli SMS quando cambia qualche cosa sui tecnologici. Gli arrivano. Allora c'è anche quello che dal giorno alla notte fa questa cosa qua, dice sì, tanti ce ne sono, poi di quelli lì non è che tutti guadagnano, anche quelli una piccola parte, diciamo, è sempre un discorso aleatorio, qualcuno può anche finire dentro in quel calderone del 15%. Allora uno mi potrebbe dire, ma Andrea, allora noi siamo qua tutti dei coglioni a studiare tutti i termini, lo stop loss quando il titolo scende in automatico dell'ordine che lo vendi per non subire altre perdite. Ci sono tanti tipi di stop loss, ce ne sono quello che guarda la variazione percentuale, quello a un prezzo fisso, quello su un calcolo matematico, ce ne sono su ogni termine e su ogni situazione, su ogni tipo di calcolo, di grafico, di linea, c'è dietro uno studio che richiede veramente tanta preparazione e anche tanta dedizione, ci vuole anche tanta costanza per riuscire ad arrivare a questo livello lì, a questo livello di essere considerata una persona preparata. Allora, perché questi non sono comunque vincenti? Questo 85% qui di questi cervelloni che stanno lì non dormono la notte per imparare le cose, leggono tutti i libri, perdono. E poi invece ci sono queste grosse società che sono vincenti. Allora, vi spiego un po' come funziona il trading, perché come tutte le cose, mentre in antichità non si andava a piedi, poi l'uomo ha cominciato a imparare a mettere sotto di lui l'animale, per cui andava a cavallo, poi si è cominciato ad andare con la bicicletta, poi è uscita fuori l'automobile, il motore a scoppio, e c'è un'evoluzione anche sul punto di vista di come fare trading. Non siamo più nell'età della pietra, non siamo neanche più nell'età dove il singolo può mettersi lì con la sua deduzione e cercare di azzeccarci, ma siamo arrivati a un punto che abbiamo delle macchine create apposta per fare trading. Queste macchine qui cosa fanno? Il software per fare, sono delle macchine pilotate da degli algoritmi molto sofisticati, per cui quando tu scrivi, se tu fai scrivere un software per analizzare questi primi software qua, sono nati che analizzavano un certo grafico e loro avevano un loro algoritmo di trading e in base al tempo reale di come questo grafico veniva modificato, il software agiva per come era programmato. Questa è stata la prima generazione, per cui quando qualcosa accadeva, comprava, faceva esattamente un lavoro molto semplice che era quello del trader che stava giorno e notte attaccato al computer. L'unica cosa è che il software può stare giorno e notte attaccato al computer, che non ne risente, non gli vengono le occhiaie come al povero trader che lì che deve prendersi le pastiglie, che è disturbato perché non dorme. Abbiamo incominciato a sostituire il trader con un software
che faceva esattamente il meccanismo che aveva in mente, ovvero la sua strategia di gioco era stata impostata nella macchina. Questo qua è già un metodo vecchio, parliamo già dei metodi passati. Adesso, per fare trading, bisogna creare un sistema che ha dentro, che crea lui l'algoritmo di gioco, non è più la macchina che viene programmata con l'algoritmo di gioco. Si creano dentro dei sistemi che sono in grado di sviluppare, basandosi su tantissimi tipi di deduzione, calcoli che vengono preimpostati, sono tantissimi parametri, parliamo di centinaia di parametri di osservazione sul grafico, sullo storico, e questa macchina qua trova lei l'algoritmo di trading migliore per quel prodotto che tu vuoi fare compravendita. Praticamente non è più la macchina ad essere programmata dal programmatore, ma è un programma che programma da sola una macchina che fa trading. Siccome questo tipo qui di calcoli, di algoritmi per riuscire a trovare la strategia migliore di trading da impostare alla macchina sono molto complicati, perché abbiamo parlato che noi abbiamo centinaia di variabili, queste centinaia di variabili, bisogna capire come interagiscono fra loro. Praticamente abbiamo una combinazione di dal punto di vista statistico è un numero che ha un certo range per un altro numero, un'altra variabile con un certo range per 100 volte. Diciamo che per trovare l'algoritmo migliore, il metodo migliore è utilizzare il sistema forza bruta. Forza bruta è lo stesso algoritmo che viene usato nel calcolatore per farlo giocare a scacchi. Per cui cosa succede? Quando il computer gioca a scacchi, non ha una vera intelligenza che lui riesce a capire, a fare un ragionamento. Lui fa semplicemente un gesto meccanico stupido, nel quale a tentativi lui prova lo sviluppo di tutte le mosse possibili e esamina le conseguenze. Dice: se io muovo questo pedone qua, poi lui farà questo, poi prova la seconda mossa. Se io muovo questo pedone qua invece, vediamo cosa. Lui fa solamente un ragionamento di andare a tentativi per quello che si chiama forza bruta. Vuol dire che lui non è di intelligenza, ma di forza. Lui prova a vincere di forza. Ecco. Poi ci sono anche, io quando già avevo 18 anni avevo fatto un programma di scacchi che autoapprendeva guardando le partite di Alekhine, Capablanca, che avevo messo a quei tempi lì, quasi neanche c'era internet per trovare tutti i file delle partite, cioè nel loro formato standard, da insegnare al computer. Ci sono anche comunque programmi di scacchi che utilizzano l'intelligenza artificiale, però quelli lì sono delle rarità, che essenzialmente con gli algoritmi c'è anche poca gente che riesce a scrivere. Bisogna essere autistici e avere un quoziente intellettuale sopra i 150 come me. Per cui, cosa succede? Questi algoritmi qui di trading vanno a tentativi per trovare la migliore strategia di gioco da impartire al software che farà trading vero e proprio. Diciamo, non è più un programma di trading separato, abbiamo una grande potenza di calcolo. Diciamo, per trovare, io ho fatto delle cose simili sul Bitcoin, per trovare degli algoritmi molto efficaci ho dovuto tenere acceso un computer un mese, tutto lì a manetta, che quasi bruciava. Cioè, e parliamo solamente di analizzare un prodotto, e comunque la mia potenza di calcolo era comunque molto bassa, e sono riuscito a trovare un algoritmo che sul Bitcoin, facendo trading, diciamo, se io investo 1000 dollari mi dà un coefficiente di 2,8, ovvero simulandolo con l'anno passato, sul grafico passato. Un grafico molto preciso, adesso deve essere un grafico preciso quasi al secondo. Ogni volta c'è una piccola, in un minuto ci possono essere dentro anche 15 dati se ci sono delle variazioni significative, anche minime. Diciamo, simulando quell'algoritmo di trading, vuol dire che investendo 1000 dollari in Bitcoin
coefficiente 2,8, ne avrà ottenuti 2.800. Le prove di questi calcolatori che vanno avanti a forza bruta a cercare l'algoritmo migliore di trading hanno dentro un database, come minimo come l'ultimo anno, molto preciso, preciso al secondo. E intanto che l'algoritmo fa trading sull'altro computer, la parte quella posso fare trading, il computer in automatico è sempre acceso e cerca sempre di migliorare il suo algoritmo aggiungendo l'ultimo periodo che man mano si viene a creare. Diciamo, passata una settimana, lui scarta, se lui il suo algoritmo lo calcola sull'ultimo anno, passata una settimana, cosa fa? Lui scarta la settimana addietro dell'anno scorso e aggiunge quella nuova. Perché? Perché nel mercato entrano dentro altri robot trader. Per cui cosa succede? Quello che adesso sembra un sistema molto efficace di trading, passato 5 o 6 mesi, potrebbe modificarsi lievemente, perché altri competitor, altri pesci grossi che hanno anche loro, diciamo, usano sistemi analoghi al mio, entrano nel mercato, riescono a modificare e a determinare leggermente l'andamento di questi grafici qui, per cui queste tattiche sono come un bambino. Tu vedi un bambino, il giorno dopo lo vedi, diciamo, ancora uguale, però se tu fra una settimana lo vedi ancora, se tu vai via fra 2 anni, torni, dici: cavolo, quanto è cresciuto il bambino. Cioè, l'algoritmo non è, ti sembra oggi domani, non è cambiato niente, però nel periodo cambia, è un qualche cosa che quello che adesso va bene fra un anno potrebbe andare benino, per cui questa grande potenza di calcolo deve essere sempre accesa, visto che abbiamo tantissima potenza di calcolo per la quale un computer non arriva a trovare un algoritmo perfetto, arriva a fare un qualche cosa anche lì di molto approssimativo. Come facciamo allora, calcolando poi su un titolo solo che andiamo ad osservare, come facciamo allora a riuscire, non possiamo tenere accesi 1.000 computer, eppure c'è anche chi fa questo. Comunque, cosa succede? Qualcheduno ha risolto il problema e penso che lì ci hanno investito veramente tantissimi soldi. Hanno fatto il sistema proprio specificatamente per i calcoli della finanza, per i traders, di far svolgere, compiere gli algoritmi matematici e statistici che esegue il computer all'interno della GPU, della scheda grafica. Perché cosa succede? La GPU del computer, un computer diciamo di quelli moderni, potenti, cosa può avere? 4 core, ce n'è qualcuno che ne ha 8, però in realtà ne ha sempre 4, perché gli altri 4 sono cloccati in genere a bassa frequenza e servono solo per farti consumare meno batteria quando magari non hai bisogno di utilizzare gli altri 4 che sono più potenti e mangiano più batteria, per cui quando ne ho 8, tante volte 4 sono spenti e 4 sono accesi, e comunque sempre 4. Il core del computer che cos'è? È esattamente un singolo calcolatore, è un operatore, lui prende le istruzioni impartite dal programma e lui le esegue. Ah, devo fare questa somma, tac, 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 poi devo dividere questo, vado a vedere cosa c'è in questa memoria numerino. Ogni core è, diciamo, un singolo operatore. Ci sono schede video anche create apposta anche per fare questa grossa mole di calcolo, perché la scheda video, che inizialmente è nata per fare calcoli per i giochi, per calcolare i paesaggi tridimensionali dove tu hai tantissimi vettori, ogni pixel corrisponde a una unità di calcolo, per creare questi mondi virtuali, tu devi avere un qualche cosa che ha una grandissima mole di unità di calcolo, per cui le schede video arrivano ad avere 1.000, 2.000 core, 3.000, hanno una unità di calcolo
che può essere sfruttata e ti rende migliaia di volte rispetto a quella del computer. Cioè abbiamo un qualche cosa di dedicato che ha una potenza di calcolo mostruosa. Quindi, tant'è che queste schede video con dei sistemi analoghi non solo vengono utilizzate per sviluppare le strategie di trading finanziario, vengono anche per esempio sviluppate per fare il mining dei Bitcoin, perché lì hai bisogno, siccome c'è questo algoritmo di hash, che sono una piccola operazione matematica, però più tu la riesci a sviluppare in maniera veloce, più ottieni un profitto dal mining, per cui si fa fare alle schede grafiche, senza contare che poi sono nati dei sistemi anche dedicati ancora più potenti. Ecco, allora cosa succede? Abbiamo bisogno di una infinità di potenza di calcolo, qualcosa di mostruoso, e lui ha forza bruta, prova tutte le strategie possibili, immaginabili, facendo tutte le analisi, tutte le cose che sono state anche dette, scritte, teorizzate da grandi esperti che magari sono anche arrivati vicino al Nobel, comunque gente da grossi matematici che hanno sviluppato diversi modelli. Lui fa tutte le deduzioni possibili, immaginabili, combina fra di loro e ti trova la tattica di trading perfetta. Cioè non è più lo stop loss che io in maniera empirica lo pongo al 10%, ovvero quando io sto perdendo il 10% del mio capitale, esco da quella posizione, ma è un'uscita in maniera empirica, perché invece magari il computer riesce a vedere un qualche cosa di più che tu non sei riuscito a vedere, oppure lui sa su una base statistica che tu lì non devi uscire, ma devi entrare ancora di più. Cioè diciamo che il computer può fare delle deduzioni che sono, cioè pensate quello che una persona, la sua potenza di calcolo e di deduzione rispetto a quella già di un computer normale con un singolo core. Se tu vuoi metterti lì a fare un calcolo matematico con carta e penna con 4-5 numeri, magari abbastanza complesso, col seno, il coseno, sì, lo puoi fare, ma ci metti mezza giornata, il computer te lo fa in una frazione di secondo. Già, come fai tu a competere contro una grande potenza di calcolo così che è stata impartita per fare le deduzioni che potresti fare te? Non, e in più ce n'è anche altre che tu magari neanche ci immagini, perché ti sviluppa queste cose qua. Tante cose se le tiene segrete, non è che tutto viene buttato nel pubblico dominio. Poi, tra le altre cose, visto che lo faccio io, penso che lo fanno anche gli altri, si possono abbinare anche alla forza bruta della potenza di calcolo dei calcolatori un qualche cosa che la migliora ancora, un dato statistico, ad esempio. Io lo faccio io, ma mi immagino cosa si può fare? Tu hai il computer sta facendo un'analisi e tiene, per esempio, in quel momento lì di guardia solamente di questi 100 parametri, tiene solamente un parametro e lui lo prova in una situazione che sembra già ideale con il metodo sperimentale. Il metodo sperimentale cosa vuol dire? Tu tutte le variabili le tieni fisse e ne sposti una e vedi cosa succede. Tu fai due o tre spostamenti. Poi con un dato statistico tu calcoli qual è lo spostamento teorico migliore, perché tu vedi, spostando qua da 0,3 a 0,5 in questo range qua, io ho ottenuto un dato che è più alto rispetto allo 0,2, allo 0,6. Allora cosa faccio? Statisticamente io vado a creare un grafico e vado ad azzeccare esattamente il punto dove, secondo statistica, tarando lì quel parametro mi darà il risultato migliore. Poi vado a verificare, vedo che effettivamente oppure no, è stato un falso. Magari quel parametro lì, muovendolo, potrebbe essere che dia delle cose che sembrino molto random. Però diciamo, utilizzando la statistica,
riesce ancora di più ad affinare un algoritmo trovato con la forza bruta, cioè riesci. E poi un'altra cosa che pensavo io che si potrebbe anche implementare, che darebbe un valore aggiunto, perché sarebbe anche opportuno aggiungere dentro in questi algoritmi che hanno grossa possibilità di calcolo, della possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale allo stato attuale non è possibile, non è impiegabile per queste cose qua, perché l'intelligenza artificiale non è tanto nel trading, non è tanto mirata al calcolo dell'algoritmo basandosi sul grafico e lo storico degli spostamenti. L'intelligenza artificiale si applica su quelle che sono le news, le notizie, cioè succede qualche cosa, si incendia una fabbrica di CPU che è una delle più grosse al mondo, per cui quel prodotto lì verrà deflazionato, ci sarà carenza, cioè bisognerebbe fare un algoritmo di intelligenza artificiale che analisi le voci, quelle nuove che entrano nel mercato quando c'è un qualche cosa che può rendere un prodotto allettante, potrebbe passare un indice a questo algoritmo di calcolo e dare prontamente, prima degli altri, in maniera molto veloce, un impulso che andrà a influenzare la decisione del computer. Si dirà sì, il grafico, la statistica è qua, ancora non c'è stata la corsa alle vendite, però io so prima degli altri che c'è la notizia bomba, perché il computer con la sua intelligenza artificiale lui va su tutti i siti autorevoli di news, calcola, che ne so, si va anche a vedere quando su Google aumenta la ricerca di un certo titolo, vuol dire che allora la gente sta incominciando a verificare se quella news lì è considerata attendibile, perché va su Google, cerca il tema, cerca, che ne so, Fiat, cerca un nome di un titolo particolare e vede che aumenta leggermente. Allora il computer sa, sì, quella notizia lì, diciamo, sta avendo un certo effetto, e lui prima degli altri si butta e compra, lasciando anche stare un po' da parte la razionalità dell'algoritmo di trading, che comunque sono algoritmi molto grossi. Allora, cosa pensavo io nel mio. Io stavo pensando ad un sistema dove chi, per esempio, usa il robot trading ha la sua applicazione e ad ogni notizia che il computer analizza in un certo modo, che arriva da fonti autorevoli, a quel punto lì la passa a chi, a una ipotetica, io non faccio questo, io mi occupo essenzialmente di criptovaluta, volevo applicare una cosa simile su un sistema di criptovaluta, che è una cosa che c'entra col Bitcoin, non c'entra col trading, quello. Comunque, come pensavo io che si potrebbe fare una cosa? Tanti affiliati che affidano i loro risparmi a robot, cosa fanno? Hanno un'applicazione che controllano quello che è l'operazione del robot, può anche utilizzare quella per togliere il suo investimento e ritirare tutto, e partecipano anche nello stabilire se la news sarà veramente d'effetto, cioè diciamo una componente umana, utilizzare la cosiddetta shared economy, il collettivo, che è una cosa che sta andando molto di moda adesso. Vediamo Uber, vediamo, che ne so, Airbnb, tutti i siti dove diciamo abbiamo la gente che si mette assieme per creare un qualche cosa di collettivo utilizzando i mezzi della new economy. Si potrebbe utilizzare anche un sistema shared per determinare prontamente, perché il computer, quando appaiono le notizie, te le manda subito. E proprio notizie su quello che sta facendo trading l'algoritmo di calcolo. A quel punto lì tu vedi e devi dire: no, questa qua non è una novità, per cui quella notizia lì è già stata scontata dal mercato. Ti fa un paio di domande.
Se dici ok, non è una novità, allora dici e allora cavolo, allora qual è una notizia nuova? Se è uscita adesso andrà a determinare un mercato, perché a volte rilanciano una notizia che si sapeva già, allora quello non andrà a influenzare il mercato perché era già una cosa scontata. Allora cosa si potrebbe fare? A quel punto lì hai 10 gradi di giudizio, 5 in positivo e 5 in negativo. Per cui se la notizia è veramente bomba che è scoppiata la guerra, darai un più 5. Se la notizia, diciamo, cioè, è invece in positivo, cioè a seconda di quello che è l'effetto della notizia, se darà un effetto di discesa, darai un tipo di segno, se darà un effetto di salita, darai un altro tipo di segno. Per cui tu potrai dare più 5 meno 5, a seconda se a tuo giudizio quella notizia lì darà un effetto di salita o discesa. Ecco, siccome questo uno si può sbagliare, però nel complesso, visto che è una cosa alla quale parteciperà la collettività interessata perché c'è i soldi su questo sistema di trading automatizzato, qui parliamo dell'ipotetico, questo non esiste. Ognuno potrà dare un suo giudizio personale che il computer, facendo dei calcoli statistici, la semidispersione minima, massima, certo, ovvero quelli che hanno dato dei risultati completamente al di fuori di quello che è una pseudomedia, farà una media molto precisa e quella media lì andrà in quel momento lì a determinare la sua decisione, lasciando perdere quello che era, diciamo, il pilota automatico. Ecco, si potrebbe creare un algoritmo con la componente umana, fino a che non arriveremo a un punto che l'intelligenza artificiale riuscirà a capire il concetto, anche molto tecnico, dello scritto di un articolo di giornale. Ecco, si potrebbe integrare con un sistema così. E il computer nell'hangar, tutta quella serie di computer con tante schede video che sono lì, che fumano, che fanno calcoli dalla mattina alla sera, potrebbero anche calcolare nei loro parametri anche la componente umana, quanto è importante nel trading. Per cui non è, a questo punto la componente umana diventerebbe anche lei un parametro di analisi di questi cervelloni di computer che cercano di fare la formula perfetta per fare il trading. Per cui abbiamo un sistema che ha una componente umana, ma che non va a influire direttamente il computer che fa trading, ma va a finire prima nell'hangar, e dove abbiamo tutti questi computer che fanno il calcolo, e lui elabora la sua formula matematica in base anche a questa componente qua. Lui ti sa dire sì, la componente umana ti può dire ha questo effetto quando il grafico è in salita, però se il grafico è piatto ha un effetto un po' diverso. Se il grafico è già in discesa c'è questa componente umana qua, cioè lui può anche andare insieme ai suoi miliardi di calcolo anche a calcolare esattamente come va a incidere nel grafico la componente umana. Cioè, facendo un calcolo molto preciso, per esempio, se c'è non so, un tipo di notizia che è veramente bomba, lui sa che va a incidere di tanto, allora prenderà più in considerazione la componente umana che tutto il resto. Se invece è una notizia di scarsa importanza e lui il suo algoritmo gli sta dicendo alla macchina compra, compra, lui comprerà comunque perché sa che la componente umana in quel momento lì non andrà ad intaccare l'andatura naturale del grafico dei trader grossi, diciamo, non crea un effetto che andrà a sbilanciare il rapporto compravendita di quel momento lì. Ecco, questo è stato il mio primo video di trading, e non credo magari neanche che ne farò degli altri perché io mi occupo di programmazione di algoritmi. Era solo visto che è un gruppo su Facebook che si chiama Trading
trade in Italia, ci sono molti interessati, vedo spesso che sono ancora lì come i dinosauri quando è caduta la meteorite sulla Terra, che sono estinti, a tracciare il grafico, il disegnino, pubblicano gli screenshot con sopra tutti quei virgolini, no? Chi fa trading seriamente, lui i grafici non li guarda neanche, lui non gli interessa nemmeno guardare i grafici. Quelli, i pesci grossi, loro affilano, mettono a posto gli algoritmi, creano questi sistemi qua di calcolo per riuscire a sviluppare questa grande potenza di calcolo e si concentrano su quella cosa lì. Il grafico è solamente il computer, una macchina che lo guarda. Non, chi fa questo qui non lo vuole neanche vedere visualizzato sullo schermo. Lui solamente cura l'aspetto del software. Ecco. Ci sono dietro questo sistema qua, ci sono degli sviluppi enormi, c'è un'industria che si è creata dietro. Io sto seguendo un sito, anzi sono diversi siti, che si chiamano Quantalea. Questo Quantalea che cos'è? Sono delle tecniche di programmazione dei compilatori che servono per spostare i programmi dalla CPU alla GPU, alla scheda video. Cioè ti permette di utilizzare questa grande potenza di calcolo e in questo sito qua, in questo sistema Quantalea che vedo che sta avendo grandissimo successo, vedo che parlano molto di finanza, ogni tanto si crea qualche seminario, cioè ci sono veramente dentro dei competitor molto grossi. Ecco, questi qua sono gli unici che possiamo dire che ci guadagnano sempre facendo trading. Ecco, questo è un po' il discorso che volevo fare a tutti quelli che si mettono dentro a fare contrattazione nel mercato. Quello che voglio dire a tutti è di stare molto attenti. Se voi entrate dentro così a capofitto, è facile che rientrerete in quell'85% che nel trading non ci guadagna nulla, però non lo ammette. Ecco. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima.